non basta lamentarsi del vuoto assoluto che dimostra il governo. Bisogna, come fate voi, pensare direttamente a risolvere i vostri problemi. Perché è ovvio che quello che state facendo voi è inviso totalmente a un governo come questo. Voi siete la disperazione, siete l'invasione delle cavallette in un governo come questo. Perché voi proponete addirittura che la gente faccia attenzione alla realtà, che si informi, che conosca, che abbia un senso proprio di giudizio, per di più attraverso l'ironia. La miseria. Siete veramente da cancellare, non vi lascerà, non vi elargirà mai denari come succede nel Veneto e dove c'è la Lega. La Lega ha scoperto una cosa straordinaria e l'ha rubata a noi, l'ha rubata al movimento della sinistra, al movimento operaio. Il movimento operaio che vedeva su certe fabbriche e soprattutto sulle case del popolo, nel nord, nel sud, nel centro, delle scritte straordinarie. Io le ho raccolte, una me ricordo straordinaria. Se vuoi fare l'elemosina a un povero, a un disperato, offri 5 denari. 2 sono quelli per comprarsi un pane, 3 per comprarsi un libro. Fate ragione, gli operai, i contadini che avevano già capito questo. Se uno non conosce, non riesce a leggere, non riesce a informarsi, non riesce a comunicare, è morto, morto su tutti i piani, quello della lotta di classe, quello dell'emancipazione, quello del scantonarsi era obbligatorio, quello di essere intelligenti e vivi e di comunicare. Io sono orgoglioso di essere stato figlio e soprattutto nipote da un contadino che nella Romellina chiamavano senza piedi, cioè senza piedi. Perché senza piedi? Perché stavano tanto a piedi nudi nel terreno da non avere più i piedi, nell'immagine metafisica. Avevano perso i piedi, ma cosa vuol dire? Perso l'equilibrio, perso la possibilità di camminare, di muoversi, di essere vivaci, di correre, di saltare, di ballare. Quando hai perso un piede, che è la cosa che si considera più bassa. Ora, questo mio nonno contadino era uno che sapeva leggere e scrivere. Non soltanto, ma si informava. Sapendo leggere e scrivere, in particolare situazioni, ammetto, che avvenivano grazie a certi preti, che avevano capito che bisognava educare il contadino, anche se la Chiesa non era d'accordo, anche se la Chiesa continuava sempre a evitare che i contadini potessero leggere il Vangelo, era meglio che lo raccontasse sempre il prete, che stesse la dottrina e non che si informassero dei libri e delle conoscenze. Allora questo mio nonno sapeva leggere e scrivere, si informava e andava all'università, è andato lui, all'università di Pavia, che è una delle più importanti sul piano dello studio, della ricerca, sapete, la medicina, è nata nell'anno 1100, venuto subito dopo quella di Venezia. Ad ogni modo, brutalmente finisco e chiudo, questo mio nonno era diventato l'elemento fondamentale di raccordo tra il lavoro dentro i campi di controllo, soprattutto di sperimentazione, e la tematica studiata sui testi. Cioè, quello che era l'indicazione scientifica dello studio veniva poi realizzato con l'inchiesta e soprattutto il moto diretto. Teneva le lezioni lui nel suo posto, nel suo campo, per esempio come si faceva l'innesto, come si evitava che gli insetti distruggessero gli alberi usando degli altri innesti, come si usava l'acqua, come si usava la sapienza della luna, dei movimenti, del terreno, degli insetti infiniti che ci sono dentro la terra. Perché? Perché l'aveva imparato dentro la tradizione contadina e soprattutto aveva continuato a studiare e l'aveva messa a profitto, e lui era la testimonianza più alta della conoscenza diretta che ci fosse.
campi della Lomellina, che dove il 99% della gente è contadina. E quando è morto, io ricordo una frase di un professore dell'università, c'era il responsabile di tutta la ricerca di questa zona e delle altre università, era coordinatore delle università della zona, e disse una cosa straordinaria. Quando muore un uomo come questo, è come bruciasse la biblioteca di Alessandria. Parlava di greci. Cioè, quello che è nella memoria e che non abbiamo fatto in tempo a riprodurre e a segnare, e soprattutto a proiettare nella coscienza degli altri, di nomi politici, di scienziati, eccetera, eccetera, è andato bruciato. Ed ecco, io dico che una delle cose che bisogna fare tutti è studiare la memoria del nostro popolo in tutte le direzioni. E io vorrei andare a vedere, per esempio, da dove nasce questa sapienza, questa intenzione, questa fantasia che avete voi nel vostro DNA. Perché queste, io sono stato a vedere la catena di montaggio, al viaggio, e poi ho visto molte macchine, anche se vedete, che non sono state ancora fatte vedere, un regalo stupendo per me, e ho capito solo che c'è una dimensione straordinaria e fantastica, come si diceva nel Medioevo, che è legata a una cultura profonda e una storia che non nasce così, non è a caso che sia nata così, e che sia tenuta viva anche con un po' di fortuna, se vogliamo. Io mi ricordavo sempre che sono stato in momenti durissimi, momenti in cui stava spalpellandosi tutta la struttura sociale e economica di questa città. Non ho mai visto un paese partecipare dal primo imbecille di ponte, dal matto del paese fino al prete. Perfino i preti avevano capito, che non ti ricordi, no? I preti avevano capito che bisognava lottare per tenere in piedi l'intelligenza, l'invenzione, la fantasia, la creatività di questo popolo. Non era soltanto un affare, ma era la base fondamentale della vita nostra. E questo per noi.